Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. 3-0, ottimo risultato, risultato perfetto, partita quasi perfetta e molto contento, molto molto contento perché il derby lo temo sempre, poi questa volta era ancora più temuto perché comunque se perdevamo venivamo sorpassati e poteva essere una botta da cui era difficile riprendersi. Ma invece abbiamo tenuto duro, abbiamo guadagnato questi 3 punti meritatamente. E a parte defaillance dell'inizio secondo tempo, 3-0 che ci sta. Cioè, magari poteva finire 3-1, però i 3 gol noi ce li meritavamo. Per il resto, Handanovic finalmente ha parato nella partita giusta, era meglio se parava anche nelle partite scorse, però non si può pretendere tutto dalla vita. E niente, la partita è iniziata alla grande, un Inter che ha dominato il campo i primi 20 minuti, e che meritava secondo me anche 2-0 in quel periodo, come il Milan meritava di fare almeno un gol in quei primi 5 minuti del secondo tempo. E diciamo che è stata una partita comunque, cioè un derby, quindi è tosta. È tosta, lo sappiamo, e siamo stati molto bravi a giocarla in questo modo. Conte l'ha preparata bene. Ci troviamo forse un po' troppo indietro in situazioni di vantaggio, ma ripeto, non si può volere tutto. Ha vinto, quindi ha ragione lui. È sempre lo stesso discorso. E niente, ci portiamo a più 4. Il campionato non è assolutamente chiuso qua. Il Milan staremo a vedere come reagirà al momento, essendo il secondo classifica il nostro primo pensiero, ma il nostro altro pensiero deve andare sicuramente alla Juventus e vediamo stasera che fa la Roma. Se vince, dobbiamo iniziare anche a pensare a staccarci un po' la Roma di dosso. Quindi non è finito niente, cioè non è che con questa vittoria oramai siamo i più forti di tutti. Abbiamo dimostrato di essere più forti del Milan, cosa che all'andata non si era visto, però noi lo siamo, l'abbiamo dimostrato oggi, l'abbiamo dimostrato nel derby di Coppa Italia, quindi ci sta. Ci sta che stiamo a più 4, è giusto. E adesso ripeto, parlando del Milan, vedremo come reagirà. Perché io, come tantissimi, pensavo ad un crollo che sarebbe arrivato prima o poi. Non pensavo continuasse così tutto il campionato. E in queste ultime partite comunque si è visto un piccolo tracollo. Però adesso vedremo come reagiranno. Magari per rabbia, questa partita, da adesso in poi magari le vincono tutte. Quindi tocca vedere come reagiscono. E noi dobbiamo continuare con questo andazzo. Essere usciti dalle coppe è un vantaggio solo per questo, che ti puoi preparare per più tempo le partite. Quindi tu ci hai avuto tutta una settimana per prepararti la partita col Milan e la partita con la Lazio anche. E no, con la Lazio no, perché avevi giocato con la Juve in Coppa Italia, quindi con la Lazio non hai avuto 7 giorni. Però col Milan sì, e anche col Genoa, col Parma e le prossime avrai questa fortuna. E adesso godiamoci la vittoria e domani subito a pensare alla partita col Genoa, perché non bisogna prendere sotto gamba nessuno, perché non è che adesso abbiamo guadagnato punti in più perché era il Milan, perché era la seconda in classifica, abbiamo guadagnato punti sul Milan, ma sono sempre 3 punti e saranno 3 punti anche domenica, quindi tocca fare sempre 3 punti e pensare partita dopo partita. È la cosa che dicono tutti, ma è l'unica cosa da fare. L'hanno detto tutti quanti, in primis Mourinho, in primis chiunque vince un campionato, che una coppa, una competizione si vince pensando partita dopo partita, non si vince pensando sto distante 10 punti, va bene, cioè abbiamo vinto. Si pensa partita dopo partita, non si pensa a quella dopo se è più difficile, si deve pensare partita dopo partita. Molto semplice e tutto lineare. Non ho parlato molto dei giocatori, ma hanno giocato tutti bene. Forse Handanovic e Lautaro migliori su tutti. Lukaku un gradino sotto, ma ha fatto il terzo gol spettacolare. E centrocampo ha retto benissimo. E la difesa anche ha annullato Ibra. Sulle fasce Hakimi, non lo so perché lo vedo un po' più spento da qualche partita, ma non, cioè, non è che gioca male, però un po' più anche con la Lazio, con la Fiorentina già meglio, però con la Juve, con la Lazio, col Milan, è vero che sono partite difficili alla fine perché ha giocato con Juve, Lazio e Milan le ultime tre. Però l'ho visto un po' più sottotono rispetto a com'è di solito. Però finché vinciamo ovviamente va bene. Però spero si riprenda, diciamo così. E
Anche Perisic, buona partita. Forse Conte è riuscito a trasformarlo. Forse perché ha fatto anche una gran giocata sul 2-0. Ha difeso bene, ha retto Saremagez e in attacco anche se è dato da fare. Quindi, se io speravo inizio anno in questo Perisic, non quello che si è visto i precedenti 4 mesi, volevo questo, ma sin da subito. Però non... è vero che è meglio tardi che mai. Però pretendevo che trovasse un andazzo, questo andazzo, queste prestazioni sin da subito. E niente, sono contento, molto molto contento. 3-0 perché dovevamo rimetterli al loro posto ed era giusto così. Era giusto così perché siamo più forti, abbiamo la squadra più forte e siamo più forti. L'abbiamo dimostrato ed è giusto così. Non hanno scuse questa volta perché assenze non ne hanno, espulsioni non ce ne sono state. Siamo più forti, devono darne atto e accettarlo. Fine del discorso. Se ne riparla l'anno prossimo per gli scontri diretti. Per scontri diretti siamo a vantaggio noi. E niente, sempre Forza Inter, pensiamo alla prossima con calma, non abbiamo vinto nulla. E ci vediamo alla prossima.